Se l'altra volta Gabri Aosta vi ha fatto vedere le statuette di Harley Quinn, oggi vi faremo vedere il suo fidanzato, Joker. Guardate, vedere Joker in versione normale, l'avevamo sconfitto nel primo capitolo e nel nono, quando stavamo usando Batman e Lex Luthor, ma era giocabile nel quarto capitolo quando sconfiggeva Batman, Harley Quinn, Hawk Girl e Nightwing. Avete visto cosa ha in mano Joker? Ha un coltello e una pistola revolver anche lui, con una lunga canna. E poi avete visto com'è il suo sorriso? Ride sempre, non smette mai. E poi ha i capelli verdi. È sempre vestito di viola ed è un clown pazzo. Ora vi facciamo vedere Joker della Insurrezione. Guardate, ma vederlo così in Insurrezione non era presente nella modalità storia come Freccia Verde, ma si può usarlo solo in arcade, nella modalità battaglia normale. E poi ha anche un lungo vestito. Ora vi facciamo vedere qualcosa di più bello per voi, Joker in versione Arkham City. Vedere Joker in versione Arkham City mi ricordava qualcosa, anche voi ragazzi, vi ricordate vederlo in versione Arkham City moriva senza la cura? Che era troppo malato. E poi guardate, lancia anche una dentiera meccanica. E ha in mano un suo coltello e poi indossa sempre un frac che è un abito con le code. Moriva in Arkham City. Ora c'è da farvi vedere un'altra versione di Joker, cappuccio rosso. Ho detto cappuccio, non cappuccetto. Guardate, vederlo così in versione cappuccio rosso tira sempre le sue carte e poi ha un mantello tutto rosso. Forse l'ha preso dalle fiabe questo nome. Gabriel Aosta non ha mai visto una cosa del genere e poi non si era mai sentito il nome di un personaggio delle fiabe. Ma che strano. Ora vi facciamo vedere Joker confronto finale. Vedere com'è. Guardate tutti insieme. Wow! Vedere Joker al confronto finale non l'avevo mai visto, così cattivo e più pericoloso. E poi ride sempre, non la smette mai. Io non lo sapevo che si metteva e indossava un cappello. Ma non so se è un cappello di paglia. E poi guardate, sembra che vi lancia addosso il piede di porco. E per concludere vi facciamo vedere l'ultimo costume, l'ultima skin alternativa. Questa volta Joker diventa un turista, diventa più estivo. Guardate, vedere Joker turista è un po' estivo. Ha sempre una pistola revolver con una canna lunga e poi in mano la macchina fotografica per fotografare tutte le sue cose malvagie. Poi indossa anche pantaloncini. Lo fa per la sua fidanzata Harley. Abbiamo finito, io vi saluto. Mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate, altri video vi aspettano, ma ricordatevi che ci sono ancora da vedere altre statuette e poi non abbiamo ancora finito. Fidatevi di Gabri Aosta, io ho sempre detto le cose come stanno.